Hai visto? È aperto. Piantala. Su, spogliati. Vieni a letto, su. Non posso. Sono in servizio. Polizia. Basta la faccia. Che ho fatto? Niente. Il commissario deve farti delle domandine facili, facili. A quest'ora? Il commissario è molto mattiniero. Dai, sbrigati. Per piacere. E non mi dia del tu. Ma non è mica un'offesa, do del tu anche a mio padre. E questo sei tu. Ma che hai fatto? Pure l'attore. Ma che attore? Facevo il mannequin. L'indossatore. Indossatore di scarpe. Mi chiamavano Piedino d'Oro, o Mocassino. Ma a che devo l'onore? Vivi solo qui? Che non lo sapete? Vivo con la mia ragazza. Tiziana Meloni? Sì. Aspide, che sei, un millepiedi?
No, guardate che se Tiziana fa la vita, io non c'entro niente. Anzi, io sono contrario per principio. Glielo dico sempre. Ma che vai a lavorare a fare? Io non ti faccio mancare niente. Stai a casa tua. No, lei insiste. Dice che una donna a casa s'annoia, che lei deve esprimere la sua personalità. E allora io la lascio lavorare. Ma perché siete venuti per lei? Te lo dirà il commissario. Sì, io e Tiziana siamo fidanzati. Insomma, viviamo insieme. Però ognuno si fa i fatti suoi. Lei fa il suo lavoro, io faccio il mio. Che mestiere faccio? Mi occupo del collocamento delle donne di servizio. No, è bene chiarirlo subito perché col mestiere che fa Tiziana è facile fare delle malignità sul mio conto. Pensare che non lo sapevo nemmeno che Tiziana faceva la vita. Sì, ma aveva detto che faceva la guardarobiera in un night. È certo che quando l'ho saputo ci sono rimasto così male. Ma perché, dico Tiziana, perché? Ah, dice lei, colpa della società. E allora se è colpa della società non è mica colpa mia. Quando stanotte non l'hai vista rientrare, non ti sei preoccupato? No, beh, insomma, succede spesso. Si ferma con un'amica, oppure con un cliente. Ultimamente, per esempio, frequentavo un nano. Sì, se la portava a casa e poi la faceva vestire da Biancaneve. Perché le è successo qualcosa? Oh, è successo qualcosa a Tiziana? Ditemelo. No, no, Tiziana, non è possibile. Non è vero, non è vero, no. No, Tiziana. Fermo. Mi lasci, voglio... Ehi, la vuoi smettere? Che pensavi, che fosse Rosolio? Cerca di calmarti. Ma perché? Perché? Era tanto una brava ragazza, tutta casa e lavoro. Sì, d'accordo, il suo lavoro potrà essere stato anche discutibile, ma mica tutte nascono con la stoffa dell'assistente sociale. Per quanto pure quelle lei mi insegna. Chi è stato? Voglio sapere chi è stato! È quello che vorremmo sapere anche noi. Lei permette? Ehi, mi tolgo una macchia d'inchiostro, che sarà mai? Se si chiamava Marino Bottecchia, io non lo so. Noi lo chiamavamo Mugassino per via di quella mania delle scarpe. Mi ricordo un giorno la povera Tiziana da un cliente si fece dare le scarpe invece dei soldi. Per via che erano quelle con le elastiche e a lui gli mancavano alla sua collezione. No, era buono, un bravo cristiano. Non la menava mai. Oddio, un giorno gli ha dato una forchettata su una zinna, con rispetto parlando, però gli ha chiesto pure scusa. No, Mugassino non è un tipo da zaraffa. Non è manco macchiato. È sempre apparecchiato, i bighi stirati, i piccioncini lucidi. Non è un tipo da zaccagno, non è manco da baiaffa. Qualche volta è stellato, qualche volta sta in pila, però non ha mai succhiato niente a nessuno. Due settimane fa parlavamo d'una che è morta coi barbiturici. Tiziana m'ha detto, beata lei, ce l'avessi io quel coraggio. Ecco perché penso che Tiziana si sia suicidata. No, non è vero! Me l'hanno ammazzata! Tiziana! Era mia! Soltanto mia! No, i clienti non contano! Commissario! Lei mi deve trovare l'assassino! Voglio sapere chi è stato! Su? Su! Svelti, bambino! Su, che tardi! Chi è qua? Riporta subito il cappello al sangue! Amici, vedi! Annibale, chiedi scusa! Li perdoni, sono bambini! Legagli le mani, non la pancia! Ecco, opla, eccolo, bravi, qui vi divertirete, bravi, su, scusi, tenga un momento. Io veramente? Per favore,
Devo dire una cosa molto urgente al commissario. Lei è al servizio dei cittadini, e allora tenga. Vedrà, sono addestrati benissimo, non gli daranno nessuna noia. Ah, ecco, dovrebbe lavargli le mani. Sì, si sono sporcati un pochettino. Anche? Sì. Ma che fate adesso? Buoni! Ma state buoni! Buoni! È lui. L'assassino è lui. Questo lo lasci dire a noi, se permette. Ma tanto lui è. Senta, andiamo un po' con ordine. Come vuole lei? Lei lo conosce, quest'uomo? No. Non lo conosco. L'ho visto una sola volta, una tantum. Ma era la volta buona. Buona in che senso? Voglio dire che era sul luogo del delitto venerdì sera alle ore 11:40. E l'ha visto lei? Si capisce che l'ho visto io. L'ho visto con i fari della mia utilitaria. I fari? I fari abbaglianti, signor commissario. Guardi, se stava spolverando le scarpe con un fazzoletto a pois gialli, quando io, zac, l'ho colpito proprio in faccia. Ha un viso che non si dimentica. C'ha proprio lo sguardo subdolo. E allora, tornando a casa, io pensavo fra di me: ma guarda che faccia d'assassino che tiene quello là. E infatti non mi sbagliavo, signor commissario. Assassino era. Tutto questo di notte. Non le sembra un po' troppo? Fuma? No. Tengo caldo, scusi. Un po' troppo. Ma lei dimentica, scusi, che io un giorno, con i miei mezzi fari, ritrovai una perlina che avevo smarrita a Piazza Venezia. Dunque, lei ha un asilo per bambini, no? Sì, una specie di nido, privato. Faccio anche iniezione a domicilio, solo donne. Va bene. Mi racconti che cosa le è capitato nella notte di venerdì? Molto volentieri. Ero andata al matrimonio di una mia cara amica. E siccome avevo un po' di tempo libero, decisi di andare al cinema, al Rex. Come le dicevo, signor giudice, la notte di venerdì io ero a Ostia con il mio amico Pasquale. Sì, ma dal ristorante dove avete cenato siete uscita alle 11. Dopo, cosa avete fatto? Siamo andati sulla spiaggia a vedere il pesce morto. Sì, si era sparsa la voce che la nafta di una petroliera aveva portato sulla spiaggia una quantità di pesce morto. Allora abbiamo detto, andiamo un po' a vedere. E c'era? Cosa? Il pesce morto. No. Abbiamo camminato quasi un'ora. Siamo arrivati fino a Torvaianica, ma di pesce morto manco l'ombra. Avete parlato con qualcuno? Con la proprietaria del ristorante Il Corsaro, dove appunto eravamo andati a mangiare il pesce vivo. Quello buono, insomma. Capito, questo prima delle 11. Ma dopo? Ma dopo? Dopo siamo tornati indietro, ma non abbiamo visto poi niente di particolare. Sì, dei gruppetti qua e là, in lontananza. So, una coppietta che faceva l'amore dentro la macchina, ma da gentiluomini, lei mi insegna, non ci siamo fermati a guardare. Il nome del ristorante? Il Corsaro. Scusi, ma batte macchina lei, signor giudice? In questo tribunale ci sono solo 3 dattilografi. Cosa vuole che faccia? Beh, se lei permette posso darle una mano io. Un po' più svelto di lei, batto. Il nome della proprietaria del ristorante? Confermo quanto ho già detto e sottoscritto al signor commissario. Va bene. Dove eravamo rimasti? Ah, il giorno. Vediamo. Il giorno 12 aprile dell'anno... È lui! Lui chi? L'individuo che vide venerdì sera... sul luogo del delitto, alle ore 11:40. Ma quale luogo del delitto 11:40? Signor giudice, vi pare che abbiamo sufficientemente verbalizzato? Io venerdì ero a mangiare il pesce a Ostia. No, lei non era a Ostia. Lei era in via Manfredini e si stava lucidando una scarpa proprio sul ciglio del marciapiede. Ma che sta dicendo questa signora? È matta? Il marciapiede, lucidarmi le scarpe, ma che vuol dire? Cerchiamo di stare attenti agli errori giudiziari. Quelle scarpe lì, signor giudice, bianche e nere. Bianche e nere con tutti i traforini. Ma io di scarpe così ne ho 10 paia. Sono di vacchetta inglese, modello piccioncino, bicolore. E poi non sono mica soltanto io che porto quelle scarpe. No, a me non mi incanta. Piuttosto, faccia vedere, signor giudice, il fazzoletto a pois gialli che tiene nel taschino. Taschino? Che? Ecco le prove. Questo fazzoletto ce l'aveva la notte del delitto, ma non la cravatta. Serve altro? Tenga, spiacente. Allora mettiamo. A confronto con il Bottecchia, la teste conferma la sua deposizione e riconosce il suddetto nella persona vista sul luogo del delitto.
Appresa la notizia, il Presidente della Repubblica ha inviato un telegramma di cordoglio alle famiglie delle vittime. Si parla ancora di Isolina Pantola, super testimone, protagonista del processo contro Marino Bottecchia. Si dichiara vittima di una anonima macchinazione contro la sua persona. Questo è infatti quanto ha dichiarato a un nostro redattore che l'ha intervistata. Sono Isolina Pantò. Dirigo un piccolo asilo privato. Come vedete, modesto ma efficiente. Da 4 mattine le madri non mi portano più i bambini. Ma forse sono ammalati, un'epidemia. Non è vero, non ci credo. Perché sono sicura che ci sono state delle minacce. Diverse madri sono state fermate da ignoti. È chiaro che mi si vuole colpire perché io ho fatto condannare Marino Bottecchia. Io veramente chiedo alle madri di avere più coraggio e di rimandarmeli questi bambini a scuola, sennò io come faccio? E si ricordino che io agito per il mio dovere di cittadina, a mio rischio e pericolo, e senza cattiveria. Perché per amore della giustizia, e che non mi farò intimidire da nessuna minaccia. Nessun dubbio, signor Presidente, lo giuro e lo rigiuro. È un uomo volgare, signor Presidente, un uomo volgare, sì, che è vissuto alle spalle di una povera ragazza di provincia come me. Legga il giornale, si vede che ogni giorno 3 donne almeno vengono uccise barbaramente dagli uomini. Sono madri, sorelle, figlie. Ci pensi, signor Presidente? No, signor Presidente, è un'ex suora, è stata cacciata dal convento delle serve di Maria. Neanche come serva andava bene. Oddio, mi sento male. Non è vero, lo giuro che non è vero. Perché, sì, mi rinchiusero in un convento, ma io poi scappai con un uomo che mi sembrava bello nell'anima e nel corpo. Attento, signor Presidente. Un truffatore, un filibustiere peggio di me, quel signorino. Meglio truffatore che un assassino. Assassino me, oddio stengo. È uno svenimento falso, signor Presidente. Lo vede, cerca di commuovervi. Io li conosco questi trucchi. Anch'io mi sento male, ma non svengo. Succede? Qua ogni giorno diventa più pericoloso. E qui io domani mi porto il mito. Anzi, sa che ti dico? Io mi trovo ammalato. Ma chi mo va qua? Mannaggia! Ma stai zitta, che sei stata pure innamorata di Robert Kennedy! Ebbene sì, è vero. Ma io non ci ho mai parlato. Era solo un amore platonico. E colgo l'occasione per maledire gli assassini dei fratelli Kennedy. E stia bene attento. Questo Marino Bottecchia potrebbe essere una pista. Parliamone, signor giudice! Io! Ma le dico tutti gli uomini, signor Presidente. Tutti quegli assassini, tutti quelli che hanno ucciso. Abbasso le bigotte! Abbasso l'esercito della salvezza! Evviva le mignotte! In nome del popolo italiano. L'imputato Bottecchia Marino, ritenuto colpevole di omicidio volontario... Ha visto, signor Presidente? Viene condannato ad anni 20, mesi 6 e giorni 12 di reclusione. Vent'anni, condannato per indizi gravi, nemmeno le prove, per indizi gravi, capito? 20 anni. Io ho i testimoni, ho l'alibi, niente da fare. Sono dei pregiudicati e vanno ad ascoltare la testimonianza di quella disgraziata bigotta figlia di Maria che gli venisse un accidente a lei. Oh, ma me fai dormire? Mannaggia. E beato te che dormi, io devo far 20 anni qua, figurati, lasciami almeno parlare, no? Ma guarda, se non dormi, 20 anni sono lunghi, Ma dico io, chi ce l'ha, mannaggia? Vabbè. L'ho visto io! E lui! L'ho riconosciuto dalle scarpe! Ma quali scarpe? E che soltanto io devo avere le scarpe a piccioncino? Li mortacci tua, mannaggia la zozza! Ma se qualcuno non si affretta a darglielo il piccioncino, quella diventa un pericolo pubblico per la società, te lo dico io. Brutta vacca schizofrenica. Ma io gli sparo in bocca, gli sparo. Signore, vendetta e perdono.
Però se non mi fai dormire, te stacco una orecchia. Ma ti rendi conto che io per poter dormire tranquillo ho dovuto ammazzare mia moglie? Buongiorno, 20 anni. Bottecchia, se non la smetti ti sbatto in cella di punizione. Signor sì. Ma vada via il culo. Permette? A che piano va? Io? Veramente non saprei. Il terzo, mi pare. Isolina, c'è un sacco di cose da raccontarti, c'è anche un regalo. Sì. Sembri spaventata, che ti è successo? È stata una cosa terribile. Scusa il disordine. Terribile. Con un uomo sono salita. E come mi guardava. Ma lo sai che a Milano violentano le donne in ascensore? Tutte fortune. Sì. Mi sentivo il suo fiato qui. Mi sono venute le lampade. Ma dai. E più io mi allontanavo e più lui si avvicinava. Aveva un'aria subdola. Io li conosco, quei tipi lì. Te spogliano con gli occhi. Che è salito al piano di sopra? Sì. Era un giovanotto bruno, sui 35 anni, abbastanza alto? Non saprei veramente. Io non l'ho nemmeno guardato. So soltanto che aveva un golf nero, una cinta sul maglione, una borsettina, un peticello qui, un anello a mignolo e un braccialetto similoro col segno dello scorpione. Se c'hai paura pure di quelli là, figlia mia. Nel palazzo lo chiamano Mariuccia. Vieni, va, che ti do qualche cosa da bere. Mariuccia. C'hai un cervello che dipinge di nero pure il latte. A proposito, ma che è tutta quella storia sui giornali? La super testimone, tutto quel chiasso. Ma che è successo? Niente. Ho mandato in galera un bruto. Ti dirò che dalle fotografie sembrava un uomo interessante, con certi occhi. Ma chi? Ma quello lì, no? L'assassino. Non ho fatto caso. Ecco, vedi come siamo diverse noi due. Io uno così non l'avrei accusato. Io sì. Di fronte alla verità non guardo in faccia nessuno. E poi ti dirò una cosa. Che quando un uomo vive come vive, insomma, che è brutto dentro, vuol dire che è brutto anche fuori. Ah, non mi convinci. Le persone per bene sono una noia. Quello invece, come si chiama? Marino Bottecchia. Ah, senti, io sto Bottecchia, no adesso che sono sposata da poco, ma insomma. E invece tu, zac, lo fai condannare. Ma come hai fatto poi a trovartici in mezzo? Per caso, il destino. Anzi, guarda, era proprio la sera del giorno del tuo matrimonio, quel venerdì. No, veramente io ho sposato di giovedì. Lo vedi, non te ne ricordi nemmeno tu, era venerdì. Ma no, giovedì, figurati se Carlo superstizioso con me se sposava di venerdì. Aspetta, scusa, eh. Ah, ecco, guarda, 12 aprile, e il 12 aprile era giovedì. Ma no, ma non è possibile, ha ragione, scusa. Ma è tanto chiaro. Ma se tu ti fossi sposata di giovedì, Marino Bottecchia sarebbe innocente, no? E allora cosa fanno i tribunali? Sbagliano pure loro? Ma perché l'avrebbero dovuto condannare, scusa? Perché? Ci avresti un bicchiere d'acqua? Che ho fatto? Mamma mia. E adesso che cosa faccio? Gli chiedo scusa. E che gli posso chiedere scusa per 20 anni? Ma come, innocente? Ma che razza di giustizia?
giustizia. Ma cosa fai? Ma non lo vedi? Non pensare mica di aver ragione, ma no? Questo, ma che faccio la precedenza, sai? Ma quale precedenza? Non vedi come hai fatto? Ma guarda, qui c'è la signorina che ha visto tutto. Ma io non ho visto niente, io non ci stavo. Io non c'ero. Come? Non c'ero. Ho visto tutto. Ma guarda, ma quale destra? Senta, scusi, dovrebbe farmi un piacere. Ho proprio urgenza di parlare con un detenuto, è importantissimo. A quest'ora? E che gli deve dire? Gli devo dire che è innocente. Ma sei innocente, lui lo sa, no? Sì, lui lo sa, ma sono io che non lo sapevo. Appunto, adesso lo sapete tutte e due. Senta, guardi, veramente non si potrebbe trovare un modo. Perché un minuto, mi basta un minuto solo. Ma gli devo parlare, capisce? Guardi, mi dispiace. Mi aiuti. Guardi, se vuole può fargli una telefonata. Ma che fa, mi vuole prendere in giro? No, dico sul serio. E cioè? Dal muretto del Gianicolo. Aldo! Te vento sempre! Domani ti vengo a far colloquio! A Marcello! Stai in campana! Dice che ti amo! Flavio! La cupa sta bene! A Mario! Tranquillo! E ti è tuo! La mina l'avevo invadita! Speriamo che esci presto! Te voglio bene! L'avvocato si è mangiato i soldi! Sta tranquillo! Che mo esce l'amnistia! Marino! Buttate su articolo 452! Marino! Bottecchia! Chi cerchi? Io cerco Marino Bottecchia, terzo braccio, cella numero 15. A Gigi! 15 del terzo! 15 del terzo! Bottecchia! Me senti? Come ti chiami? Mi chiamo Isolina. Devo dirgli una cosa molto importante. Qui c'è Isolina! Deve dirti una cosa molto importante! Che c'ho le prove della sua innocenza. Che cosa devo fare? C'ha le prove della tua innocenza! Che cosa? Che cosa deve fare? Andare a fare il culo! Oh, rispondi! Non di parolacce! È una risposta, è una risposta. Oh, ma che te ne vai? A me non mi da niente! Ma come? Per andare dove mi ha mandato lui pure pagare devo. Er compare! Non ha suonato la tromba! Prego, s'accomodi. No, no, grazie. Io avrei proprio bisogno di parlare un momento col dottor Bonotti, ma siccome non lo vorrei disturbare, ma una cosa urgente, se lei fosse tanto gentile. Guardi, è quel signore che sta a quel tavolo, che sta mangiando le lasagne al forno. Sono gnocchi alla romana. Ah, sì? No, vede, insomma, è quello che sta insieme a quella signora col vestito rosso. Signorina, comunque vado a chiamarla. Tenga, cameriere, guardi, lei è molto gentile. No, no, grazie, sono il proprietario. Proprietario. Vorremmo un vino, grazie.
Mi dispiace. Ma gli ha spiegato? Sì, ma non è il caso. Maggiordomo dice un pardon. Signor giudice. Poi c'è quella del cardinale indiano, la sapete. Signor giudice. Si ricorda di me? Senta, io non ricordo e non ho nessuna intenzione di sforzare la mia memoria. No, ma è una cosa molto importante, importantissima. Si ricorda del processo Bottecchi? Senta, signorina, io la sera non ricordo niente. Se vuol discutere questioni di lavoro, venga domattina in ufficio e ne parleremo. Arrivederci, signorina. Pantò, Isolina Pantò, super testimone al processo Bottecchi. Permettono? Signor giudice, si ricorda quando io dicevo lui è, lo giuro che è lui? Ebbene, non era lui. Cioè, sì, era lui, ma non era venerdì, era giovedì, come oggi, che mangiate gnocchi. Appunto, se permette. Ma com'è possibile? Ma come si può continuare a mangiare, sapendo che un innocente è in galera? Ma dovete fare qualche cosa. Signor giudice, mi aiuti. Senta, faccia signorina, se questo Bottecchi è innocente, come lei dice, sì, lei avrà tutta la possibilità di dimostrarlo in appello, no? Sì, e quando è questo appello? Ma che cosa vuole che ne sappia? Venga domani mattina in ufficio e vedremo che cosa si potrà fare. Ah, sì. Per cui, signorina, o favorisce con noi o sia cortese. Ci tolga il disturbo. Dunque, abbiamo detto, è vero. Assolto dal reato di omicidio volontario per insufficienza di prove. È vero. Colpevole però dei reati minori. È vero. E cioè, favoreggiamento alla prostituzione per aver permesso, è vero, alcuni colloqui intimi in casa propria. Istigazione alla prostituzione per aver indotto alcune ragazze, fra cui una minorenne, al turpe mercimonio. Terzo, sfruttamento della prostituzione per aver preso e preteso da alcune ragazze da lui protette, è vero, del denaro. Dunque, per il primo reato, è vero, il Bottecchia viene condannato a esattamente un anno e mezzo e 100.000 lire di multa, meno le attenuanti generiche, pari a un terzo della pena, è vero. Per il secondo, invece, viene condannato a 2 anni e 2 mesi, più le aggravanti per corruzione di minore, meno le attenuanti generiche, è vero. Per il terzo, 3 anni e 5 mesi, meno le attenuanti generiche. Allora, facciamo il calcolo e cerchiamo di essere precisi, è vero. Come calcolo è un po' complicato. Carlozzi, non siamo mica all'elementari qua, no? Carlozzi, non copi. Commendatore, stia tranquillo, parlato in alto, e presto lei uscirà. Ma non è giusto, signor sindaco. Lei dovrebbe godere dell'immunità come gli onorevoli. Non può immaginare. Signor questore, mi piange il cuore vedere una persona come lei in questo momento. Sono vittima di una congiura. Sì, bene. Comunque ho buone speranze, eh? Non si divertirà. Ma dove andremo a finire di qui? Dove? E poi tutta sta montatura. I bambini stavano benissimo, però trattati sì, bene. Sì, commendatore. Saputo che la mandavano via da Roma. E allora? Ah. E allora? Mi odia sempre tanto. No, per carità. Mi ha fatto prendere 4 anni. Ho rischiato di rimanere in galera per tutta la vita. Ma perché la dovrei odiare? Guardi, quando vedo lei è come se avessi la segatura nelle mutande. Le hanno dato 4 anni. 3, uno l'ha già scontato, in confronto a 20. 3, possono passare presto. Passano presto in Riviera, non qui. Ma in Riviera ci sta l'acqua inquinata. Senta, la galera ha già un giramento di palle anche senza la sua presenza, mi lasci perdere. No, senta, per favore. 2 parole sole. Mi scusi. Si trova molto male qua. No, ma cosa dice mai? Qui si sta benissimo. Ma lo sai che sta molto meglio senza baffi? Ah, sì? Sì, ha un'aria più pulita.
No, no, la prego, per favore. Io sono qui solo per aiutarla. Da lei non voglio niente. Strano. Credevo che accettare regali dalle donne fosse la sua specialità. Che mi ha portato? Dei libri. Li ho lasciati in portineria, glieli daranno dopo. Matematica, trigonometria, edilizia e dialogo di Platone. Ma non lo sa che c'ho Pastore, sardo, analfabeta, che dopo 20 anni di carcere li sa tutti a memoria. Ma quando li avrebbe potuti leggere se lo stava in carcere? Mai. E invece, trovandosi qui, studiando, le passerebbe il tempo in un soffio. E lei si ritrova in 3 anni con un diploma da geometra. Così quando esce, può cominciare una vita diversa. Certo, 3 anni sono un po' pochi per un diploma. Ce ne vorrebbero almeno 5. Oh, ma se ci mette una buona parolina lei, stia tranquilla. Forse preferiva ragioneria. No, di ragionieri ce ne sono tanti. Soltanto qua ce ne sono 4. Poi ci sono 2 ingegneri, un avvocato, un dentista. C'è anche gente così. Ma poi c'è anche altra gente. Nella mia cella, per esempio, c'è un analfabeto che ha incendiato con la benzina la moglie e la cognata. Un fiammifero e zac, 30 anni. Che orrore. Cosa pensava? Che mi mettevano con la figlia del direttore? Date i suoi precedenti, questo non lo pensavo. Meno male. Insomma, mi dica che cosa posso fare per lei. La prego. Per favore. Guardi, se proprio vuol fare qualche cosa, mi porti 2 spazzole da scarpe. Sì. Marca Solitex. Sì. Pelo morbido. Va bene. E 2 scatole di lucido. Sì. Una gialla e una nera. Sì. Marca Lord. Sì. Inglesi. Sì. Se lo segni, altrimenti se lo scorda. No, no, c'ho una memoria di ferro. No, meglio che se lo segni. Sì. No, me lo ricordo. Ah, un tubetto di gomina argentina per i capelli. Sì, d'accordo. Ma come faccio a portarglieli? Se lo trasferiscono. Ah, già. E dove lo mandano? A Porto Felice. A Porto Felice. È un bel nome. Allora ci vado proprio volentieri. Guardi, mi perdoni. Se mi perdona, io la vengo a trovare anche a Porto Felice. Con spazzole lucide? Con lucide e spazzole. 2 canottiere di cotone. 2 canottiere di cotone. E frutti canditi. Scatola piccola. Scatola grande. Va bene. Però siamo amici. Ma certo. E allora ci possiamo anche dare del tu. Ma come no? Anzi, già che ci diamo del tu, portami pure 2 stecche di sigarette americane con filtro. Morbide. Grazie. Niente, quando si può fare qualcosa per una persona amica. Saluti. Lei chi ha nel penitenziario? Il marito? Un conoscente. Sono sicura che è innocente. Sa che cosa le dico? In galera c'è tutta gente illibata. Mio figlio poi è più illibato di tutti, come l'acqua. I colpevoli sono quelli che se ne approfittano e poi stanno a pancia per aria da qualche parte. Sono loro che puzzano di rivoltella. Suo figlio quanti anni deve fare? 12. Tutto perché hanno approfittato del suo inciuccio per le macchine.
Lui vede una macchina e allora gli viene l'impulso di guidarla, di fare un giretto. Gli altri invece che gli stavano intorno hanno abusato di questo impulso, ha capito? E vendevano le macchine. E quante volte gli è venuto questo impulso? Beh, 150. Io non dico che siano pochi. Tutti abbiamo i nostri impulsi, no? Io, per esempio, quando ero incinta, mangiavo dei bignè tutto il giorno. Per fortuna, sì, insomma, che qui in galera si è fatto un amico. E allora si sente più sereno, come in famiglia. Ma sa, amici, amici, amici tremendi, insomma. Tanto è vero che per Natale quell'altro gli ha fatto una maglia. Sì, perché ha le mani d'oro per i lavoretti di donna. Avrebbe un limone? Sì. Tenga. È pulito, sa. L'ho appena morsicato un po' io. Lo succhi che le fa bene. Lo succhi. Le canottiere, il sapone, i canditi. Il lucido, gli amaretti, il deodorante. Ecco qua. E la spazzola per le scarpe? Oddio, me la scordai. Ma come, mi ero raccomandato come un santo e ti vai a scordare la cosa più importante. Vado subito al paese a prendere. Ma quale paese? Cosa vuoi che abbiano qui le spazzole da scarpe Solitex? E dire che io ho una memoria di ferro. Sì. Se c'è una cosa che ti devi proprio curare è la memoria. Vabbè, lasciamo perdere. Non sono venuta qui per farmi insultare. E anzi, me ne vado via subito. Ma dove vai? Aspetta, vieni qua. Sei anche permalosa. E poi lo sai che anche abbaia non morde. Guarda, mi sono fatto crescere l'unghie. Vabbè, mi ero tagliato i baffi, qualcosa dovevo pur far crescere, no? Ma quante volte al giorno tu te lavi le mani? Una. Non ho capito. Oh, non siamo mica all'asilo, sai, qui. Ma un pochino più di igiene non ti farebbe male. Ti ho portato delle lavette. Lavati. Sai come si fa? Le conosco, le conosco. No, si fa così, guarda, così. E poi ti lavi. Senti, racconta. Dimmi, che cosa fate voi tutto il giorno? Raccontami un po', E cosa vuoi che facciamo? Di giorno le ore passano. Riusciamo anche a divertirci. Facciamo dei progetti così. Buoni. Belli. Delicato, Volgare.
tutti con la fregatura. Buonanotte, Azzozzi! Letti! Buonanotte, Boglioni! Questa volta non ho dimenticato proprio niente. Ecco il lucido inglese di tre tipi, anche quello neutro. Sì, poi le spazzole Solitex, come volevi tu. Sì. Hai portato poi, altro? Io? Sì, una crema dopo barba. Sì, che te la passi sul viso e diventa tutto liscio, una bellezza. E la cioccolata, la canottiera di salute. Ecco. I giornali. Ah, ma lo sai che mi sta succedendo una cosa straordinaria? Guarda, in una settimana ho ricevuto 7 lettere. Una al giorno, sempre dalla stessa persona. Una donna. Ma chi? Questa qua. Ah. È una maestrina di Asolo, che poi sarebbe questa. Questa qua? Sì, mica male, eh? Però un dramma, è alto 1,84 m. Molto graziosa. Guarda, non avevo mai ricevuto lettere belle come questa, ve lo giuro. Ce n'è una, per esempio, che comincia... Amo i fiori anche se non hanno profumo. E giù, poi, paragonando i fiori a noi carcerati. A me, per esempio, mi ha paragonato un garofano. E tu? Io cosa? Tu gli rispondi? E certo che le rispondo. Beh, insomma, le ho risposto una sola volta. Ma forse ho fatto male, sai? Eh sì, perché quella povera ragazza si deve essere montata la testa. Forse si è fatta anche delle illusioni. Insomma, mi ha chiesto di sposarla. Di sposarti? A te? Con quello che sei, con tutto quello che hai fatto? E lei ti chiede di sposarti? E tu? Hai accettato? Eh sì. Ma poi sai, quando mi sono trovato solo, con i miei pensieri, di notte, e allora ho cominciato a pensare a te. E ti ho pensato di brutto. Di brutto? In maniera sconveniente? Eh sì. Hai fatto male? Ti dispiace? Ma no, non è che mi dispiace. È che adesso non ho più il coraggio di guardarti in faccia. Ma... com'ero? Quando? Quando mi pensavi nel tuo lettuccio, nella cella, ero vestita. Nuda. Scomposta. Ma ti rendi conto di quello che dici? Isolina. Sì. Eravamo in un bel prato fiorito. Sì. Tutte e due abbracciati sull'erba bagnata. Sì. C'era il plenilunio. Poi io ti ho messo la mano. No! No, ti prego, Marino, no. Come, non vuoi che continui? No. Forse è meglio. No. Scusa. No, è che tu hai abusato di me senza il mio consenso. Io? Perché tu hai abusato di me. Beh. Ecco, lo vedi? Ma come ti sei permesso? Eh? Sogno. Ma tu che ne sai della mia vita? Che ne sai di me? Ma che fai, piangi? No, non piango.
Perché dovrei piangere? Ti prego, dai. Ma no, li ci guardano. Ma che ti frega di quella, dai. Ma che ti prego, dai. Che bella coppia dei procinti. Rigoletto, il prossimo giro lo faccio con te. Ma no, ti schifo come donna che come uomo. È geloso il bambino, eh? Hop! Hop! Ui! Oh, Cassì. Aspetta. Che c'è? Tieni. Buone notizie, no? Dipende. L'ha mandata la signorina che ti viene a trovare. Sì, sì, lo so. Ma come, non sei contento? Dipende, te l'ho detto. Se lo ricevessi tu un biglietto così, saresti contento? Se me lo scrivi tu, no? Ragazzi, preparate i confetti. Se è vostra ferma intenzione contrarre il sacro vincolo del matrimonio, esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Marino Bottecchia, vuoi prendere Isolina Pantò come tua sposa e prometti di esserle fedele in ogni circostanza, felice o avversa, nella buona o nella cattiva salute, e di amarla e rispettarla per tutta la vita? Sì. Isolina Pantò, vuoi prendere Marino Bottecchia come tuo sposo e prometti di essergli fedele in ogni circostanza, felice e avversa, nella buona o nella cattiva salute, e di amarlo e rispettarlo per tutta la vita? Sì. Il Signore confermi nella sua bontà il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi colmi della sua benedizione. E l'uomo non osi separare ciò che Dio ha unito. Benedica questi anelli che vi scambiate in segno di amore e di fedeltà. Scambiatevi l'anello. Isolina, ricevi questo anello, pegno del mio amore
di amore e della mia fedeltà. Fedeltà. In nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Io ti do quest'anello in segno di amore e fedeltà. In nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Non gli entra. Dove lo posso mettere? Nelle altre dita? Al mignolo? No? C'è nessuno che c'ha un altro anello? Eh sì, è già molto che ci sono rimasti i nostri. Che faccio? Ah, grazie. Ti do quest'anello in segno d'amore e fedeltà, in nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Pascucci c'ha una mano così. Grazie mille, signor Dio. E anche la fotografia. Auguri a figli e madre. Grazie. Auguri. Addio. Grazie. Ciao, Barba. Grazie. Congratulazioni. Grazie mille. Grazie. Vieni, vieni. Vieni che ti faccio vedere il regalo. Ma come, non gli bastava la vieni, galera, pure la moglie. Vieni, prendi, prendi. Ma come, mangiateli tutto. Grazie. Sì, grazie. Grazie. Auguri. Grazie, siete proprio molto gentili. Grazie. Ah, grazie. Sai, ma sono commosso. Grazie. È bravo, Mario. Qui ci sono i regali che ci hanno fatto i carcerati. Questo l'ha fatto Dracula. Sì, Dracula, lo chiamano così perché faceva il sensale dei donatori di sangue. Questo l'ha fatto il massacratore di Spoleto. E questo è di Matari, la spia del carcere. E questo qua? Ah, questo che l'ha fatto Chiappetta. Bello. Sì, Pascucci. Beh, ma è bellissimo. Ma come farà con quelle manone? Che bravo. Hai fatto proprio un bel lavoretto, gentile. Un lavoretto di fila. Siete stati tutti molto cari, grazie. Grazie mille. Padre, guardi. Ma dove hai imparato? Dalle orsoline? Ogni bene. Grazie. Padre, e lei qui tutto solo solo? Guardi che ricamo mi hanno fatto. Si arrangiano come possono. Già. Ah, ma non si usa dare un bacio alla sposa? Certo, ecco. Se mi vedono. Senta, padre, ma lei nel suo sermone ha ricordato che la moglie deve seguire il marito dovunque lui sia. E nel caso mio cosa faccio? Lo seguo in cella? Se fosse per me, certo. Come? Un po' agitati, rimandateli dentro. Permette? Tò, tieni, porta via, Volevo ringraziarla, signor direttore, per la cerimonia che è stata veramente bella. Ma per carità, niente. Anche a nome di mia moglie. Complimenti, è molto carina, Eh sì, ma adesso come la mettiamo, purtroppo. E come la mettiamo? Sì, dico, i doni, la festa, tutto bene, ma poi... E cosa vorresti ancora? La moglie in cella anche? Su, andiamo. Hai avuto questa festa, tutti i tuoi amici, avete la televisione, avete i giornali politici anche, avete tutto. Non so cosa volete. No, vorremmo solo evitare di diventare tutti finocchi. Non è possibile, Quando ecco, è buona così. Sposarsi e abbandonare il marito senza un momento di intimità. Da una parte io vorrei tanto che il marito fosse accanto a me, nel senso fisico voglio dire. Però dall'altra ho paura, sì, ho paura che un incontro normale tolga un po' di poesia al nostro rapporto. Un attimo. Ecco. Ma anche il corpo vuole la sua parte. Il corpo può aspettare. Signora, che cosa conta di fare adesso? Cercherò una sistemazione qui nell'isola. Una specie di viaggio di nozze in bianco, diciamo. Appunto. Oh, che farà a quest'ora la sposina, Ci sono tanti pescatori nell'isola, non ti preoccupare. Non è mica una troia come la tua, sai. Thank you.
Come hai passato questa prima notte? Male. Anch'io. Ma il corpo può aspettare, Marino. L'ho detto anche ai giornalisti. È già una fortuna questo colloquio che abbiamo qui. Tanti auguri, signora. Grazie. Hai capito? Non dobbiamo drammatizzare. Sai che cosa ti dico? E noi il viaggio di nozze lo facciamo lo stesso. Ma che viaggio? Ma con l'immaginazione, Marino. Dammi retta. L'immaginazione a me non mi manca. Seguimi, Marino. Ecco, guarda. Siamo già a Venezia. Ma quale Venezia? Ma ti prego. Chiudi gli occhi e vieni con me. Marino, siamo coperti di piccioni. Piccioni dappertutto. E poi... E chiudili gli occhi. E chiudili tutti e due. Tutti e due li devi chiudere gli occhi. Ah, così. E adesso andiamo sul Canal Grande. E poi a Piazza San Marco. E poi al bar. E ci pigliamo una bibita. Ci sono i colombi. Che bello. Io darei un occhio pur di venire a letto con te adesso. E tu? Io? Io che cosa? No, dico tu, cosa daresti via? Io darei via una gamba. Ma no, ci siamo capiti, quella mi serve. Te lo immagini io che vengo a letto con te senza una gamba? No, no, io ti voglio tutta intera. Quando sarà il momento? Marino, bisogna avere pazienza. Vabbè, allora, per il momento, dammi qualcosa da tenere sotto il cuscino. So, una fotografia. Ma una fotografia un po' particolare. Ma come la vorresti, questa fotografia? In costume da bagno? No, per carità. Costume da bagno, no. Costume da bagno è la morte del sesso. E no, allora mi guardo le fotografie delle riviste, no, no. Dovresti farti delle fotografie un po' spinte, capisci? Un po' sexy. Dove si vede e non si vede, dove si intravede qualche cosa tra le gambe, così. C'è sempre la guardia lì di dietro. Sì. La faccia, anche se non si vede, fa lo stesso. Ma come fa lo stesso? Si fa così per dire. Dicevo, specialmente di notte, la faccia in fondo non conta. Ma se non c'è la faccia, Marino, i baci dove li dai? Dove capita? E dove capita? Marino, ma che cosa ci fai tu con questa fotografia? È ancora lì la guardia. È andato via. Isolina, tu non sai cos'è la prigione. Gli uomini, vedi, sono in bilico. Basta un niente e zac. Ma come? Col passare del tempo e con l'astinenza, ti accorgi che, dopo tutto, tra un uomo e una donna, non c'è poi questa grande differenza. Ma come? Non c'è differenza. No. Ti può capitare di avere un compagno di cella, guardarlo e accorgerti che in fondo... No. In fondo assomiglia a tua cugina. No. No, devi resistere. No, quello no. No, quello no. Quello non lo devi fare. Giurami che non lo farai. Giuramelo. Sì. Ma come? Va bene, cercherò. Ma tu, Isolina, mi devi aiutare. Sì. Quindi tu mi devi mandare delle belle fotografie. Mi raccomando, spinte. Sì. Ma spinte. Sì. Capito? Insomma, fai tu. Sì. È come giocare a poker con Topo Gigio. Ma fai entrare? No, e perché? C'ho le arance. Me devi dare come minimo un pacchetto d'americane. E te devi sbrigare. Uno di questi giorni vedrai. Mannaggia. Filtro, chi l'ha inventato? Vuoi? Grazie. Tieni. Oh, grazie. Le nascondo perché se me le vedono me le levano. Chi? Il beduino e gli altri compagni di cella. E tu spaccagli la faccia. Sanno che non sono capace e ne approfittano. Lo sai perché mi chiamano Salomè? Perché tutte le sere mi costringono a ballare nudo. E balli bene? No, ma se non lo faccio, il beduino tira fuori il coltello. Quello tiene l'ergastolo. Ci mette poco a farne fuori un altro. Poi in tre mi tengono ferma e uno si diverte. Come col cuoco cinese. Come chi?
Vabbè, lascia stare. Se fossi una bella ragazza, capirei. Ma che divertimento ci può essere con uno come me? Capirai, tutti i gusti sono gusti, sai. È un'umiliazione, non lo sopporto più. Se i miei figli lo vengono a sapere, che figura ci faccio? Ma i giovani non si formalizzano. È disgustoso, è uno schifo. Guarda, piano piano ci si fa l'abitudine. Qui è la legge. No, no, mai. Il beduino è pure sadico. Non solo si diverte, ma mi picchia pure. Ah, però... Io uno di questi giorni la faccio finita. Vado dal superiore e gli racconto tutto. Ecco, bravo. Così arriva pure lui e ti tengono in quattro. E allora, che cosa devo fare? Prendi lezioni di danza. Girati un po'. Bene. Manca uno, tirala fuori, dai. Le fotografie dovevano essere 8, sono soltanto 7. L'hai presa tu? Le fotografie? Le fotografie che manca, l'hai presa tu, sì o no? Allora, la vuoi tirare fuori? Vabbè, te la do domani mattina. Ah, sì? E questa notte di mia moglie cosa te ne fai, eh? Dai, dai, tirala fuori, su. Ma non la faccio vedere a nessuno. Ma come nessuno? Io non voglio che la fotografia di mia moglie faccia il giro del carcere. Poi, senti, poi queste fotografie non le potresti tenere, invece di ringraziarmi. Ecco qua, ragazzi, vi ho portato il beduino. Da oggi in poi sarete in 5. Principe, se ti propone di fare la danza del ventre, non ci stare. Sei con me, casca bene. È pericoloso. Guarda che il coltello ce l'ho pure io. Comunque, non dormire scoperti. Vede, padre, per me saperlo in prigione mi fa sentire più tranquillo. Sembrerà strano, ma è così. Tra me e lui ci sono i muri, le sbarre, qualcosa che ci unisce, ma che anche ci divide, che non gli permette di arrivare fino a me, di toccarmi, di farmi del male. Ma del male in che senso? Del male, quello che gli uomini fanno alle donne quando danno sfogo ai loro istinti bestiali. Intende la consumazione del matrimonio. Ma è un male molto relativo. Anzi. C'è a chi non dispiace? E io non voglio saperlo. A me mi terrorizza. Padre, ma lei ha mai provato attrazione e repulsione per la stessa cosa? Perché vede in me ci sono due donne. Una... desidera l'atto, diciamo così, materiale. E l'altra lo rifiuta. E mi pare che questa seconda sia più forte e più decisa della prima. Vede, io già mi sento avvampare quando penso che Marino uscirà. E vorrei imporre i suoi diritti di uomo su di me. E allora cosa mi succederà? Figlia mia. Lei mi capisce? No, non capisco proprio. Ma Benedetta, cosa dovrebbe fare un uomo che esce dopo 4 anni dal carcere vedendo sua moglie? Beh... portarla forse a messa? Se è domenica. Ma forse anche Pasqua, cosa vuole che gliene freghi? Tommaso, ma proprio lei mi parla così? Sì, proprio io. Perché io li conosco.
Conosco i loro problemi, i loro tormenti, le loro miserie, i loro peccati contro natura. Ma lo sa che molte volte io stesso procuro loro i giornaletti con le donine nude? Faranno qualche cosetta, come i ragazzi. A tempuri. Pazienza. Ma siamo sempre nella natura. Almeno non commettono cose veramente gravi con i compagni di cella. Ma allora è vero? È vero, sì. Se fosse per me, io li farei intrattenere una volta alla settimana con le proprie mogli. Manderei delle donne. Posso neanche i preti oggi. Insomma, lasciamo perdere, va? E se vuole un consiglio da prete, da uomo, mandi a farsi benedire la seconda donna che in lei ascolti la prima. Vedrà che gli istinti bestiali dell'uomo hanno anche il loro lato positivo. Ma capisci che disgraziati? 3 coltellate a Federica gli hanno dato. 3 buchi in panza gli hanno fatto. Sono 3 giorni che sgonfia, non me la vuole. E chi è stato? È stato uno che mo fra un po' se ne accorgerà. 3 coltellate gli ha dato a lei e 3 coltellate glielo io. E quando è morto? Un mese fa. E me lo dice adesso, figlia mia. Lo sa che quel cane per me era tutta la mia vita. Ma oramai io vorrebbe sapere perché Regina Celi c'erano con noi in galera dottori, principi, un sindaco, addirittura un questore e tant'altra gente importante. E invece qui al penitenziario siamo rimasti solamente noi poveracci. Lo so, tante volte l'ho detto, ma oramai sto qui e mi tocca a starci. Vorrà dire che quando uscirò metterò il cervello a posto. Dai, dai, fai quello che ti ho detto di fare. Su, ma non facciamo storie. Dai, slacciati la camicetta, andiamo. No, non me lo chiedere, mi vergogno. C'è troppa gente, per favore, ti prego. Ma che se ne accorga? Non ti preoccupare, fai quello che ti dico io. Adesso ti ripari con il cappottino, te lo metti così e poi ti apri la camicetta. Sì, no, ti prego, Marino, non mi obbligare a questa cosa. Questa cosa no, questa cosa no, questa cosa. Se ti chiedo di fare questa cosa è perché la devi fare, è necessario per me, capisci? Non è un capriccio, dai. No. Adesso poi è arrivato anche il nuovo tenuto. Chi? Mangioletto. E chi è? Niente, un biondo, i capelli lunghi, gli occhi azzurri, bello, giovane. Capirai, basta o niente. Che ci vuole confondersi? Ma come ti confondo? Non ci vuole niente, Isolino, non sto scherzando. Fai come ti ho detto io, vai. Dai, dai. Basta. No, ancora, senza paura. Hai capito? Non ti preoccupare, non ti aggirare. Un posto tranquillo e sicuro c'è. Ed è l'ambulatorio dell'infermeria. Il giorno giusto te lo dirò io poi. Sì, d'accordo, ma... Ma poi come fai a far entrare lei, scusa? Vabbè, ci penso io, ci penso io. Sì, ma per fare tutta questa operazione in cambio che cosa vuoi? Quello che mi davano gli altri. E cioè? Non si tratta mica di soldi. Permetterai che se io faccio entrare qui dentro tua moglie rischio di brutto. E invece tu ti diverti pure. Sì, vabbè, ma che c'entra? E io? In che senso? Te lo raccomando questo Charlotte, bella amica.
dietro di te. Per la buona. Ma non è possibile. Prima ti allarghi il cuore. E poi zac ti tira la staffilata. Ma non è possibile. Ma è sempre stato così premuroso, così gentile. Lo credo bene, lo credo. Marino, ma dobbiamo a lui se sono potuta restare all'isola. Ma pure trovato il posto di guardiana alla villa. Appunto per questo. E allora sai che ti dico? Una cosa che non ti ho mai detto prima. Cosa? Le fotografie che mi hai mandato, mica erano 8, sai. Erano 7. Ne mancava una. 7? Sì. E quale mancava? E che ne so io, magari la più eccitante. Ma quella che teneva un asciugamano qui ce l'hai? No. Com'era? Cosa si vedeva? Niente. Teneva un asciugamano e sotto era nuda. Ah. No, ma si vedeva poco e niente. Sì. Marino, ma in fondo, carta è. Sì, carta. Capisci? Però sulla carta c'eri tu. Ma un pezzo di carta, che vuoi. No, quello che è un mascalzone, sia. Te lo dico io. Quello si è tenuto il meglio, altro che storie. Ma no, stai tranquillo. Senza contare quello che mi ha detto in cortile. Cosa ti ha detto? No, non te lo dico, guarda. Ma no, dimmelo ormai. Ma no, no, non te lo dico. E dimmelo. Pensa che ha avuto il coraggio. Di che cosa? Ha detto che lui è disposto a favorire un incontro fra noi qui dentro. Un incontro con te? Però l'incontro prima lo vuol fare lui, capito? Lui? Con me? E con chi? Con me allora, non fare la tonta, dai. Ma come ha potuto? Ma sì, dici che tanto tu non te ne accorgi nemmeno. Io non me ne accorgo? Ma sì, dici che è al buio, hai capito? Ma andiamo, ma non è possibile che ti ha detto una cosa del genere. Non ci posso credere. No, guarda, più ci penso e più mi viene voglia di denunciarlo, però. Marino, non esagerare, ti prego. Intanto ti proibisco di accettare gli ossi che ti dà da portare ai cani. No. Meno lo vedi, meglio sto. Ma certo, ma per me va benissimo. Casomai, mi dispiace per i cani. Con le 1000 lire che ti danno solo per i cani, puoi comprare quanti ne vuoi di ossi. Ma sì, hai ragione. Ma erano 1000 lire risparmiate per noi due. Ma quello, gli ossi, per niente, non te li dà. Quello vuole la carne. Scusi, non si preoccupi più di portare gli ossi ai cani. Me ne preoccupo io da sola. Grazie. Peccato. Perché mi ci ero tanto affezionato. A chi? Ai cani. Guardi, veramente, io devo dirle la verità. Io non mi sarei mai aspettata che lei facesse a mio marito delle proposte, a dire poco, vergognose. Quali proposte, scusi? Lei sa benissimo quali. Signora, suo marito esagera. Io ho scherzato. E allora sono scherzi di cattivo gusto. Ha ragione, signora. Certe volte le frasi possono scappare. In fin dei conti, anche noi siamo dei detenuti, abbiamo le stesse difficoltà, gli stessi sacrifici. Specialmente per chi non è sposato o ha la moglie nel continente. Qui le donne ci schifano come se noi avessimo la peste. E allora? E allora? Siccome nessuno è un santo, ogni tanto uno ci prova. Delle volte va dritto, delle volte va storto. Ma non c'è imposizione. Si figuri se noi ci permettiamo di abusare avvalendoci del nostro potere. E allora? Pure la possibilità di favorire un nostro incontro in infermeria? Sarebbe uno scherzo? No. Quello si potrebbe fare sul serio. Ah sì? E lei lo farebbe? Certo. E mi autorizza a dirla a Marino? Se vuole, glielo dico io. Insomma, io l'avevo giudicata male. Mi scusi tanto.
Chi parla? Sono io, Marino. Sei tu, Isolina? Marino, è successo qualche cosa? Pronto? Ma da dove telefoni? Da dove vuoi che telefoni? Dal carcere. Sono in infermeria. Oddio, ti senti male? Ma stai buona. È scattata l'operazione. Lo sai cosa voglio dire? Sì, ma io non ti capisco. Ascoltami bene, Isolina. Fra un po' verrà Charlotte a prenderti. Ti accompagnerà lui qui. Sì, poi ci lascerà soli, nella stanza del pronto soccorso. Ma sei sicuro che poi non ci succede niente di grave? Ma che cosa vuoi che succeda? Beh, oddio, non è escluso che dopo di me arrivi lui. Marino, ma che dici? Sì, beh, è chiaro che se lui arriva tu non ci stai. Pronto? Oh, mi senti? Sì, sì, sì. Allora siamo d'accordo, capito? Ti fai trovare tra mezz'ora davanti al portone. Poi ci pensa tutto lui. Isolina. Amore mio, amore, amore, ti sei lavato le mani. Ti sembra un sogno. Ma che c'entra? Amore. Calma. Sì, sì, calma, perché tempo dopo. Andiamo adesso. Dove? Su, avanti. Dove? Senza fare confusione. Avanti. Di qui, di qui. Non ti preoccupare, è tutto tranquillo. Allora? Capisco che con una moglie così uno non se la sente più di aspettare. Dai, Charlotte. Fortuna che ci sono qua io. Sai che io e Marino siamo diventati amici? Ah, sì? E dai. E tra amici bisogna aiutarsi, no? Sì. Là, no, ho paura. Grazie. Non si muova. Oh, fammi entrare. Ah, sei tu. Vabbè, te ne puoi andare adesso. Vabbè. Che fai? Sei matto? Mi chiudi in cella di rigore. Cosa mi fa? Poi quando ho sistemato tutto ti vengo a chiamare. Non facciamo scherzi. Ui, ma hai rischi di brutta, hai capito? E statti buono. Tocca a te. Com'era?
importa niente. Però tu sei un balordo, perché non eravamo d'accordo così. Ad ogni modo, per uno che fa il mio mestiere ci vuole altro, sai? Che ti ha fatto quel ruffiano? Non lo so. Ah no? Era buio. Ah sì? No. Perché quando si è buio non si sa quello che si fa. Dimmi quello che hai fatto. No, non lo so. Ero mezzo svenuta. Te lo giuro. Non lo so. E non lo voglio sapere. Ah no? No. E invece devi cercare di saperlo. Altrimenti te lo faccio ricordare io. Hai capito? Sta zitta. Era buio. Prima credevo che eri tu. Poi credevo che avevate combinato così. Ah sì? E poi che eravate... Andato tu. Avevamo combinato, ma tutto in un altro modo. Come? Tu prima dovevi venire con me e poi avresti dovuto dire di no assolutamente a lui, hai capito? E invece hai fatto tutto il contrario, hai fatto. E poi dico io, porco Giuda, come si fa a confondermi con lui? No, era buio. Me l'hai già detto. Ma neanche al buio voglio essere confuso con uno come quello, hai capito? Neanche al buio. Ho lottato. Ho fatto quello che era possibile e lui mi soffocava e non sapevo, non potevo urlare. Mi soffocava, mi chiudeva la bocca e allora... Io sono svenuta e così almeno ho salvato la faccia. Non era la faccia che dovevi salvare. E poi non credere, non credere di darmela bere. La confusione, lo svenimento, tutte balle. Ma io come una morta ero, come una morta. E pensavo solo a te. Ah sì? Sì. Pensavi a me e scopavi con lui? No. Ebbene, bene anche. Sì, perché me l'ha detto lui che sei stata molto brava. Ma ha fatto anche un gesto molto eloquente. Ma ha fatto così, ma ha fatto. Così t'ha fatto. E vuol dire... che voleva essere gentile con me. Ma che gentile? Quello è un porco. E tu sei una puttana. E io sono un coglione. E io adesso dovrei venire in questo letto. Nello stesso letto dove tu poco fa sei... Ma nemmeno, guarda. Ma nemmeno... Mi fai schifo. E mi fa schifo lui. E mi faccio schifo pure io. Io ho pagato. Io ho sopportato tutto quello che ho sopportato per arrivare fino a te. Ma che ne so io di quello che si deve fare e di quello che non si deve fare? Ma che volete da me? Io non sono pratica. E io non sono uno stronzo! No. Come no? No. Boia! Anche la mano mi sono rotto, porco Giuda! Marino. Niente, è un fioretto. Marino mio, marino mio, mio. Bello, bello, finalmente, finalmente. Isolina. Aspetta, aspetta, devo baciare la terra. Così qui non ci torno più. Saluto, porto felice. Non guardare, non guardare, dove non mi guardare. Porti? Te lo dico io. Che fai? Aspetta, eh. E basta. Aspetta, adesso guarda. Tutte le mie scarpe. Hai visto, non te ne manca la nessuno. Collezione al completo. Scommetto che questa non te la ricordavi. Eh? Eh sì. Dai, guarda. Guarda che si guarda vede. Questa su. Il modello guarda. Raphael. Ecco qua. Guarda che bella questa qui. E poi le spazzole americane. Chi ci pensava più? Comprato, sei stata proprio brava, sai. Sì. Ci anche le spazzole. I polacchini. Vieni, adesso vieni con me. Dove vieni con me, vieni con me, vieni con me. Andiamo in cucina? No, mangiamo. No, 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 ecco, guarda un po'. Che splendore, ragazzi. Tutta d'oro. Già pagata? Sono le prime rate. Ma cos'è? Una camera da letto surgelata. Volevo scartarla con te. Vuoi scartarla? E scartiamo. Dai, su. Allez, dai, vai, via. Non vedevo l'ora. Su. Oh, coperte. Oh, che fai? Vieni qua. Vieni qua, picciona. Cacciamo questo quadro. Ma sì, tiriamo su tutto.
amore. Isolina, Uela. Oh. Amore. Guarda, ti ho preparato il breakfast. Che bello, dolce. Se aspettavi te lo preparavo io. No, stanotte non riuscivo a dormire. No, perché? Mi sono svegliato presto e ho cominciato a pensare. A che cosa hai pensato? Beh, ho pensato al nostro avvenire, al nostro futuro. Sì? Sì, ho deciso che dobbiamo essere una coppia regolare, Tu la moglie a casa che aspetta, io il marito che arriva. Casa, lavoro, lavoro, casa. E chi lavora? Beh, io naturalmente. Ho anche deciso il lavoro che dovrò fare. Sì, che cosa? Direttore di un negozio di scarpe. La mia vocazione. Bello, bello. Sì, ma non mi fermo mica lì. 2 anni e poi mi metto in proprio. Ma sai che con le scarpe c'è da fare dei miliardi. La scarpa italiana poi va soprattutto all'estero. In America, per esempio. In America dire mocassino è come dire Fiat. È un bellissimo progetto. Lo credo. Bellissimo. Bravo. Grazie. E adesso a letto. Ma adesso che fai? Non lo vedi. Ti rimetti a letto? Certo che mi metto a letto. E non cominci? Comincerò domani, vai. Oh, devo rifarmi dei 4 anni che ho passato in galera. Vieni qua, Isolina, calma, che ti apro nuovi orizzonti. Tu cosa vuoi ancora da me? La tua mano, dire di me, no? E ti farò felice così. Marino! Ma che ti sei fatto? Che ti è successo? Niente. Dimmi che ti è successo. Niente. Dimmelo. Una discussione con amici. Ma... Portami uno straccio bagnato. Oh, io ho provato. Ma un lavoro normale non lo trovo. Che ci posso fare? Ma guarda come ti hanno conciato. No, c'è stato. Ti fa male. Avessi chiesto un posto di cassiere di banca, lo capisco. Ma volevo lavorare in un negozio di scarpe. Mi hanno chiesto le referenze, qual era stato il mio ultimo impiego e io che gli rispondo. Chi è stato? Lascia stare. Chi ti ha ridotto qua? Ma lascia perdere. Chi? Chi? Loro? Vabbè, se lo vuoi proprio sapere, sono stati loro. Era l'unica cosa che mi rimaneva da fare. Ma anche loro mi hanno cacciato via. Porcaccia, miseria, schifosa. La verità è che quando uno è fuori dal giro da troppo tempo, perde il suo prestigio. È passata l'epoca delle scarpe a piccioncino. Che ne sapevo io che anche a Lungotevere c'è il rack delle mignotte. Cribbio. Poi anche il fatto di essere sposato, c'è niente da fare, è un handicap, tu me lo insegni. Ma allora mi posso rimettere a lavorare io? Rimetto sull'asilo. Sì, brava, così ci riempiamo la casa di ragazzini, no, neanche per sogno. Te l'ho già detto, tu sei mia moglie, a te ci penso io. Anche a costo di andare contro questa società che mi respinge, per Dio. Ma ci devo riuscire. Casa e lavoro, lavoro e casa. $10,000, per favore. Tutte anticipate. D'accordo. Questi me li levo, se no me li perdo. Oddio, c'è mio marito. Oddio, ci ha scoperti. Io lavoro di nascosto perché lui non vuole. Scusa un momento. No. No, Marino, no. 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 Disgraziato, tutto l'ho fatto per... No. Marino, stacci attento, no?
A me mi pare che ogni sera me ne dai un po' più forte. Se te li do piano, quelli se ne accorgono. No, ma con 4 o 5 schiaffi ogni sera, a me la notte mi viene sempre mal di testa. Mi dispiace. Vieni, vieni, Cocchina. Ti sei fatta pagare prima? Ah, ecco. Oh, mi hanno dato 9.000 invece di 10.000. Fatti affidare della gente. Se no mi sei letto. Ah sì? Vieni qua, bella del zio, vieni qua. Aspetta. Dove, che fretta c'hai? Aspetta un momento, no? Aspetta. Non c'è nessuno. E non è meglio così? No, che non è meglio. Sì. Aspetta un momento. Marino! 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 Vediamo, Corrado. Sta ferma? No! Marino! Ammazzero che fredda, oh, mi si sono congelati i piedi. Con quel fio della mignotta starà all'osteria Ambriaco Fragico, sono sicuro. Dov'è che vai a far danno adesso? Hai capito? Mi ha fatto giocare 3 milioni su 71. Se non esce la settimana prossima, sono rovinata. Sai quella biondona di ieri? Era un travestito? C'era da pensarlo, era troppo donna. Qua non c'è più legna, eh? Oh, che hai visto Maria a zoppa? No. Mannaggia, porca miseria, mi dovete dare 10.000 lire. E tu scema dai. Che scema dai, devo andare dal pediatra, puraccia. Oh, stasera qua si fa la lira, eh? Porca miseria. Chi era quello lì? Come mai sei qui? Non stavi da sala corte? Che hai fatto? E che ho fatto? Ho fatto. Sì? Mm. Sì, ma poi l'hai baciato. L'ho baciato? Sì. Io l'ho baciato? Sulla bocca. Sulla bocca? Buffetto sul mento, la tirata di capelli. Io il buffetto? No, Non mi sono accorto. Me ne sono accorto io. Non ti va? Che fai? Mi controlli? Ma dai, era un cliente. E allora perché non ti sei fatta pagare? Non ce l'aveva, ha detto che me li porta domani. No, sei tu che non li hai voluti. Io qua. Non ti sarei mica innamorata? Ma dai, che stasera ho già alzato 40 sacchi. Lascia stare. Non è una questione di soldi. Lo sai, a me del corpo non mi importa niente. Ma il bacio no. E il resto sì. Certo, perché a me non mi si deve toccare sui sentimenti. Guarda, Isolina, non vorrei che ti succedesse qualche cosa di grave. Mi dispiacerebbe. Ma che mi deve succedere? Anche Tiziana era una brava ragazza. E l'avevo pure avvertita. Ma che c'entra Tiziana? Isolina, quando io voglio bene sul serio. Se Tiziana non si fosse innamorata, mica avrebbe fatto quella brutta fine. Marino. Ma allora sei stato tu? Te l'ho detto. Sono sentimentale.